06 89 28 996. Marcello, buongiorno. Salve, buongiorno. Salve. Io penso che noi come esseri umani, diciamo chi ci ha creato, io almeno la penso così, ci ha messo su questa terra e abbiamo diritto, penso tutti, a cibo, una casa, protezione, tutto. Non credo che la situazione per come si è aggravata e tutto, stiamo finendo veramente in un incubo e non è che per esempio ci mancano mani, braccia o mente, noi possiamo fare tutto, però il sistema non ce lo lascia fare. Quindi, in che senso, scusa Marcello, cos'è che non ci lascia fare il sistema? Non ci lascia fare nel senso che dobbiamo essere gestiti per il sistema, no? Perché è più comodo per chi ci gestisce non renderci indipendenti, diciamo. Però io penso che... Ma che hai detto? Esatto, un comizio da centro sociale dove tutte belle parole, ma... In pratica, tu sei partito da Dio, dal creatore, da un demiurgo, chiamalo come vuoi, che ti ha messo su questa terra dicendo che hai diritto a cibo, a tutto. A parte che diritto a cibo, casa, lavoro, insomma, è un concetto un po' difficile da no, mantenere. Perché vicino al diritto ci sono anche i doveri, questo bisogna sempre sottolineare. Ma doveri, per esempio, ce l'abbiamo tutti, però io vedo per esempio che c'è gente ricca che... anche loro dovrebbero avere i nostri doveri, cioè fare, lavorare e tutto, e invece hanno miliardi e hanno tantissime case e tutto, eppure nessuno se la prende con loro, però ce la prendiamo magari con lo zingaro, con l'extracomunitario. Ma perché dovremmo prendercela con chi? Comunque se hanno casa avranno fatto qualche lavoro che li ha resi ricchi, e perché ce la dobbiamo prendere con loro? Perché credo che non sia giusto che una persona tenga tante case, magari anche chiuse, che non ci abita nemmeno, mentre c'è gente che perché muore no? di fame, diciamo. Certo. Ma se uno ha lavorato tutta una vita, ha fatto tantissimi sacrifici, perché no? E mi sono comprato 50 case, io le voglio tenere chiuse perché ogni tanto vado ad aprirne una, ci sto 2 giorni e torno via. Qual è il problema per te, scusa Marcello? Paga l'IMU. Io penso che noi uomini abbiamo una sensibilità, nel senso che se una persona che ha tutte queste case non ha la sensibilità di capire che c'è qualcosa che non va con questo sistema, non c'è modo di star lì a spiegargli questa cosa, o ce l'ha o non ce l'ha. Certo. Però secondo me queste persone che hanno miliardi oggi controllano e ci dividono, secondo me, fra destra. Chi sono queste persone? Chi possono essere, ad esempio? Ad esempio, chi sono? Chi sono? Uno. Ad esempio, ecco, tu mi chiedi un esempio, un nome. Sì, preciso. Il nome. Sì, sì. Ma nome preciso, cioè io basta che vedo insomma l'insieme della ricchezza di una persona. Se ha più di qualche miliardo, diciamo che ha il potere di influenzare il modo in cui vivo io, diciamo. Ma se fa il politico? Se fa il politico, vabbè, ma noi abbiamo capito ormai che i politici sono i pupazzi di questi miliardari, diciamo, che non si fanno vedere, ovviamente. Scusate se sono un po' fuori, anzi, mi sembra strano che mi avete fatto così parlare fino in fondo. Perché? Non ti fa parlare nessuno. Cerchiamo di capire quello che esatto, puoi dire. Cioè, esatto, stai tirando fuori il tuo complesso, nel senso che in genere magari in comitiva provi a dire queste cose ma non ti capiscono, non ti fanno parlare. Qual è il problema, Marcello? Ma io credo di non avere nessun problema. Il problema, secondo me, è che ci sono molte persone che la pensano così, però io penso che per quanto voi potete ridicolizzarlo e tutto, a un certo punto tutto questo scoppierà, non potete reggerlo. Mi dispiace. Quindi praticamente tu vuoi dire che sulla Terra c'è gente che ha tantissimi soldi, però non ha una coscienza, questo vuoi dire? Ma se una persona vive nel lusso e tutto e non si fa nessun problema a starci in quel lusso, indifferente, dici tu, è per cambiare le cose, perché ne so, dare magari tutti questi immigrati che vengono, no? Li mettessero per esempio a casa loro, così dimostrano questa umanità, no? Perché se io ho una casa in affitto e tutto non ce la faccio, non c'ho molto spazio, e tu invece ce l'hai, dimostrami che... Allora, se tu ci avessi tante case, tanti soldi e tante case, le riempiresti di questi immigrati, giusto? Allora, una premessa, io sono immigrato me stesso, sono venuto qua in Italia tantissimi anni fa, praticamente quello che è successo al mio paese, che è l'Albania, sì? Praticamente 25 anni fa noi, per quanto dicono che, diciamo...
è crollato il comunismo e siamo entrati in democrazia, in realtà il nostro paese è stato distrutto proprio volutamente. Vabbè, adesso la storia dell'Albania però ci interessa poco, nel senso, tu sei venuto qua e... Sono venuto qua e credo che, cioè, se potessi avere la possibilità di tornare al mio paese, lo vorrei fare, però purtroppo il mio paese adesso non è più vivibile, nel senso che qui in Italia... Ma come, no? Dicono che l'Albania sta andando alla grande, Tirana va alla grande, che dici? Sì, l'Albania è bellissima se tu hai i soldi. Se tu sei un miliardario, vai lì e hai tutto quello che vuoi. Aspetta un secondo, Marcello, c'è Francesca, vai Francesca. Buongiorno, ciao. No, io volevo intervenire a proposito, insomma, in merito a quanto ha detto questo signore che ha appena parlato. Sì. E vorrei dire che trovo allucinante, perché va bene la solidarietà e va bene tutto, ma lui non viene il dubbio che uno può avere delle case perché magari lavora, si impegna, fa una vita, diciamo, dedita a questo, e quindi per questo si compra le case? Lui che pensa che uno ha le case e quindi le deve riempire di immigrati? Marcello, sta qui ancora. Una roba agghiacciante. Marcello, rispondi a Francesca. Io diciamo che ho risposto all'inizio a questa domanda, nel senso che per me, se una persona dentro di sé... Marcello, scusa, tu cosa fai nella vita? Di che ti occupi? Io diciamo cerco di sopravvivere in un sistema così, nel totale caos. Quindi che fai? Okay. Che fai? Concretamente, cioè, qual è la tua... che fai? Concretamente ho la scelta di fare o lo schiavo e quindi andare al lavoro. No, questa è filosofia albanese. Non conosco filosofi albanesi. L'ultima volta che hai ricevuto dei soldi per un lavoro, da chi l'hai ricevuto e che lavoro hai fatto? Allora, io ho fatto il grafico. Ci voleva tanto dire ho fatto il grafico oppure ho rubato macchine. Era comunque un modo di sopravvivere invece che fare lo schiavo. Sembri uno tu hai cittadinanza italiana, voti tu, Marcello? Sì. Però chi hai votato ultimamente? Così, tra amici, chi hai votato? Allora, io non ho mai votato perché ho capito che il sistema, diciamo... Ma va. We are the morning show. Senti il ritardo, dai. Ready or Globo. Di dal culo, dai, insomma, dai, insomma, che... Di dal culo è una parola albanese, non è una parolaccia, assolutamente. La risposta è dentro di te, e però è sbagliata. Il demiurgo! Ma perché? Marce, ci ho capito un c***o. Quando la gente d'Artaglia, raga, non mannatela in onda, perché non si capisce un c***o. Ciao povero! Sì, non so voi, ma io di questo non ci ho capito niente che vuole dire, scusatemi. A Marcè, ma che sei un prete comunista? Radio Globo è un disco, una faccenda che di gente che non rispetta le norme. È il sistema, è il sistema. Che non va proprio, sistema, ragazzi. Richiama Marcello. Sì, infatti, veramente. Spiega lui. Andiamo da Filippo. Buongiorno Filippo. Sì, ciao, buongiorno. Vai. Volevo rispondere a Marcello, volevo dire che comunque è bellissima la mentalità che ha, nel senso, io sono milionario, mi compro una casa e poi la faccio godere a chi non gli va di lavorare e cose varie, cioè è follia la cosa. E poi parlano tanto loro, vengono in Italia, si lamentano tanto che stanno tanto male, ma perché non se ne tornano al paese loro? Perché dice che vorrebbero ritornare, lui ad esempio Marcello vorrebbe ritornare, però là si muore di fame, ha detto, che tra l'altro... giustamente dice, se si è ricchi si sta bene lì, ma si sta bene dappertutto se si è ricchi. L'importante è che uno lavora, si guadagna i soldi come fanno tutti quanti e poi si può permettere quello che gli pare. Cioè, tu guarda Carmen Di Pietro che ha lavorato una vita e lei è ricca ed è giusto che sia così. Non è che adesso perché c'ha l'attica trastevere. Vabbè, sono ricca, lo dici tu intanto. Beh, però dai, comunque finiamo il discorso, com'era? No, penso me lo facevi finire, l'avrei già finito da pezzo. Sì. Comunque, allora, adesso non vuol dire che se tu, visto che hai lavorato, e questo sia chiaro, poi se c'è qualcuno che vuole contestare, 0689 28 996. Carmen Di Pietro ha lavorato una vita, è inutile che dite il contrario. E si è fatta i suoi soldi, c'ha l'attico a trastevere, c'ha delle proprietà infinite. Ma sono una manica di rosiconi, quelli che adesso diranno che non ha mai lavorato. Ma perché non avrei dovuto mai lavorare? Scusatemi, per quale motivo? Cioè, allora tutto quello perché che ho... Perché dicono che tu ti sei sposato una persona. Ma non solo quello, anche perché dice che è un lavoro questo, andare, che ne so, ospite da Barbara D'Urso, oppure fare... Ecco, anche questo lavoro qua, anche questo. Vabbè, devi stare anche attento a quello che dici, perché poco dici una parola che non va, che insomma sbagliata, ti danno addosso per anni, Io non mi sento di lavorare, ma questo è un altro discorso. No, nel senso da lavori col cervello, perché Francesco, buongiorno.
Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti. Innanzi volevo rispondere a quel signore di prima. Quale? Sulla terra, a me mi ci ha messo, era quello che parlava di stiamo su questa terra. Marcello, per madre, Marcello, sì. Io sono qui su sta terra per mia madre, perché è lei che mi ha messo sulla terra. Sì. E mi ha imparato anche che nessuno ti regala niente, le cose te le devi guadagnare nella vita. Sì. Poi passiamo agli extracomunitari, a Sirati Calcic, che stanno lì sulla nave, che fanno i programmi e che fanno le cose. Ma dico io, ma la sinistra si è dimenticato quando c'è stato l'esodo degli albanesi e il mister Mortadella, ovvero Prodi, ha messo la nave della Marina ai confini per non far passare albanesi, perché gli albanesi non si facevano la lira, perché non si pigliavano sorti. Allora, sappi che su quelle navi al tempo c'era anche un insospettabile poliziotto di nome Giovanni Lucifora che con i manganelli smanganellava come un dannato. No, c'è solo stato un momento, almeno per il viaggio che ho fatto io, solo un momento di panico su quella nave, se no non c'è stato. Nave carica tanto d'albanesi, giusto? Erano praticamente 900 albanesi, noi eravamo 150 poliziotti e 150 carabinieri. Ma, attenzione, li stavate riportando in Albania. Sì, non era a Durazzo. Non era come adesso, cioè prende la nave e li va a prendere. Perché praticamente arrivavano al porto, alcuni a Bari venivano, li mettevano nello stadio. Dopodiché a un certo punto noi andavamo al porto e praticamente li riportavamo in Albania. Allo stadio li portavate? Io non sono entrato allo stadio, ma alcuni erano stati messi allo stadio. A vedere il Bari? No, lo sta, ma che vedere il Bari? Tutti con le magliette, capito? Esatto, Bari rosso, Cassano. Ma poi perché sei andato via dalla polizia? Dici, Giovanni, perché sei andato via dalla perché polizia? Perché ti ritrovo qua? Adesso perché dici, questa dici. Cosa così all'impresa? Perché mi è stata offerta un lavoro a RTL. Guadagnavi un contratto di più a tempo indeterminato. No, perché volevo fare il giornalista. Ah. Erano anni che facevo il poliziotto e il giornalista. Ti sei mai pentito di questo passaggio, di queste dimissioni? No, dimissioni, come si dice? Sì. Congedo, anche dimissioni, perché mi sono dimesso praticamente. Sì. No, ci sono stati dei momenti bui, perché fare il giornalista non si guadagna niente. Da poliziotto almeno quei 1.600, 1.700, insomma, te le prendi. E allora chi te lo fa fare di sta qua? Ritorna in polizia. Allora, certo, semplice. Scusa, 50 anni. Da 50 anni stanno aspettando proprio, vado a fare il corso di nuovo, le marcette. Certo, come no? Ecco. E quello sto a fare.